cosa c'è? Billy, ho sentito gridare qualcuno. Non sento niente io. Adesso no, prima. È uscita una macchina. Una macchina? Ma bisogna che tu vada a vedere, vai. Ma chi vuoi che vada in giro a quest'ora di notte? Che ore sono? 2:30. La signora chiama. Hai visto, Billy? C'è qualcosa? Sì. Sì, subito. Chiamato. Billy. Oh, santo cielo. Billy. Desidera, signora. Chi è uscito? È uscito qualcuno, ho sentito una macchina. Io non l'ho sentita, signora. Qui casa Enerscheid. E lei, dottore? Sì, deve essere un attacco. Intanto le do le gocce, va bene. Sì, apro subito il portone. D'accordo. Arriva il dottore. Viene subito, signora. Ormai le gocce non mi fanno più niente. Sì. La lascio un momento sola, signora. Vado ad aprire il portone al dottore. Sera, dottore. Sta male? Come al solito. Le porto io la borsa. Grazie. Era uscita una macchina. Sì, era uscita una macchina, quella blu. La blu? Allora il signorino che è uscito. Così tardi di notte. E non hai dato un'occhiata nella sua stanza? E perché dovrei dare un'occhiata nella sua stanza? Non è cosa che ci riguardi. Tu prima bussi. Se non ti risponde, allora entri, eh? Se non ha chiuso a chiave. Dopotutto, se la sua signora madre ha avuto un attacco... Ma io non so se... Oh, non sai se puoi fare il tuo lavoro. È così. Signorina. È una grande famiglia. Grande quanto? Non ho detto una famiglia numerosa, ma una grande famiglia, un'antica famiglia. Enerscheid. Ti dice niente questo nome? No. Ma sei troppo giovane. Un'antica famiglia di Monaco. Siamo stati noi.
Capirà, con tutti quelli che sono venuti qui stanotte. Due autopattuglie, le nostre macchine, quelle della scientifica. Un così bel prato. Già, il vecchio consigliere Enerscheid. Mio zio era ragioniere della ditta Enerscheid. La ditta non esiste più, ma la famiglia c'è ancora. Ed è lampante che ci sono anche i soldi. E il giovane dottor Enerscheid stanotte è stato in quel bar, hai detto? Sì. Hai trovato testimoni? Sì, ma non è stato facile. Le è mai capitato di buttare giù dal letto un barista e la sua ragazza alle 5 di mattina per una testimonianza? Ma certo, inconvenienti del mestiere. Signor commissario. Buongiorno, signor Peltz. Buongiorno. È stata una nottataccia anche per lei? Sì, la stanno aspettando. Il commissario di polizia Kester se ne va d'arrato. Gebhard Enerscheid. Buongiorno, dottor Enerscheid. Questo è il mio collega Ayman. Signor Ayman, prego accomodatevi. Purtroppo stanotte quando siamo venuti lei non c'era. Sì. Il dottor Pistrale, che è il nostro medico di famiglia. Sì, ci conosciamo già. Posso offrire qualcosa oppure in servizio non potete bere? Le dirò, non guidiamo una locomotiva, quindi se ci fosse un bicchierino anche per Ma noi. Ma certo, prego accomodatevi. Billy? Ah, grazie. Serve da bere ai signori. Mi scusino, i signori sono della polizia. Sì. Dovreste esservi già conosciuti stanotte. C'era tanta gente che... Sì, adesso mi ricordo. Sua madre è al corrente della disgrazia? No. Il dottor Pistralek, preoccupato per le precarie condizioni di salute in cui si trova attualmente, ha consigliato di non dirglielo. Vero, dottore? Di chi parlava, scusi? Di mia madre. Oh, ma certo. Ossia, no, è da escludere assolutamente. Stanotte avrà sicuramente sentito qualcosa, delle voci, le automobili che arrivavano, i passi. Il dottore le aveva somministrato un sedativo piuttosto efficace. Certo, non facilita le nostre indagini non poter interrogare per ora sua madre. Ripeto, è assolutamente da escludere. Dottore, la prego, cerchi di calmarsi. Abbiamo detto a mia madre che lei, che Louise, durante la notte ha avuto una forte colica e che noi siamo stati costretti a ricoverarla in ospedale. Le dirò che persino questa bugia ha messo a repentaglio la vita di mia madre. Ma noi dovremo interrogarla appena si ristabilirà. Se posso esprimere la mia opinione, direi che è stato un tentativo di rapimento fallito. Come lei sa, quando hanno preso i rapitori della figlia del dottor Essenroth, nel covo hanno trovato un elenco di nomi. Tra i futuri possibili bersagli c'era anche la nostra famiglia. Siamo al corrente. E quindi è possibile che Louise si sia difesa? Secondo la sua teoria. Questo bicchiere è per me? Sì. Oppure può essere stato un ladro in cerca di gioielli. Und ihre Schwester hat ihn überrascht. Purtroppo. Sarebbe stato meglio se non lo avesse fatto. Ora lo staranno torchiando. Oh, finiscila. Io l'avevo detto di non immischiarti. Io non mi sono immischiato. Invece sì che l'hai fatto. Potevi restarne fuori in un modo o nell'altro. Mi spieghi come? Se ti ho detto che mi ha costretto. Noi ormai dipendiamo dal signorino. Sua madre non vivrà molto. Io non ho detto nulla alla signora, da me non saprà niente. E il signorino può solo ringraziarmi se non apro bocca. I problemi dei signori non ci riguardano. Il suo è un lavoro quasi unico. Forse per questo è così appassionante. Torniamo alla notte scorsa. Lei dunque non era qui quando è successo? No. Se non me ne fossi andato, forse avrei potuto impedirlo. Esce spesso alle 2:30 di notte. Rientra nelle sue abitudini. C'è chi lavora essenzialmente di giorno e chi invece di notte. Io lavoro soprattutto di notte, come ieri. Ho lavorato fino a 1:10. Dopodiché ha avuto l'idea di fare un salto all'Evbar. Non è stato difficile scoprirlo, è uno dei locali che lei frequenta. Lo sa persino il suo custode. E il mio collega Ayman ha già controllato. Si direbbe quasi che sospettiate di me. Sì, è vero, ci sono stato. Ma il suo custode o cameriere ha detto anche di aver sentito l'auto andare via dopo l'urlo. Ha detto così? Allora era l'auto dell'assassino. Sì,
Potrebbe anche essere. Comunque, oggi o domani, lei dovrà pur dire a sua madre la penosa verità. Come puoi immaginare, preferirei che non arrivasse mai questo momento. La prego di avvertirci appena sarà possibile avere un colloquio con la signora. Perdonatemi se non vi accompagno. Oh, si immagini. E mia sorella? Ich rufe sie sofort an, wenn die Leiche freigegeben ist. E questi signori erano della polizia? Non so proprio come abbia fatto ad accorgersene. Veda di fare qualche cosa per mia madre. Signor ispettore, sì? O forse dovrei dire commissario, non mi sono... Mi chiamo Costa. Volevo parlarle del mio alibi. Lei era a letto con sua moglie, no? Sì, però poi in tribunale si dico se poi si finisce. Quelli pensano che mia moglie lo dica perché sono suo marito e allora io non ho più un alibi. Ma non sono stato io, le assicuro. Guardi che me l'ha già detto almeno 4 volte. Ma vede, commissario... Ci credo che non è stato lei. Sono felice, ma niente io... ma, ne sono convinto. Che cos'è questo? Ah, il citofono, stanno chiamando dalla camera della signora. Billy! Billy, la signora! Lei permette? Non la vogliamo trattenere, cercheremo di arrangiarci. Grazie tante. Oh, commissario, è circa il mio alibi. La mancanza di un alibi la favorisce. Come sarebbe? Gli assassini ce l'hanno sempre un alibi. Lei dorma tranquillo. Ah. Non conosciamo ancora la signora, ma incombe su di noi. Sì, pronto. Sì, signora. Sì, signora, subito. I 260 li fa certamente. Speriamo non in città. Dì un po', quanto ci mette da qui a Lev Bar? Andando tranquilli una mezz'ora. Ha smesso di lavorare all'1:10, dice lui. E quindi sono 40 minuti. Sì, corrisponde. È un libero professionista. Un assirologo. Sta lavorando ad un lessico cuneiforme. Io dico che mente. Perché dovrebbe? Perché avrebbe ucciso sua sorella? Lui è scapolo, lei era nubile, lui è l'erede universale. Con tutti i milioni che ci sono, bastavano per tutti e due. Più soldi uno ha, più ne vorrebbe. Sei un po' acido oggi. Vuoi scommettere che ci sta osservando da una di quelle finestre di sopra, ma noi non guardiamo in su, vero? Nessuna delle sue teorie sta in piedi. Perché, scusa, se la sorella avesse scoperto qualcuno in camera sua, certo avrebbe reagito, avrebbe urlato, si sarebbe difesa. Ma i nostri stanotte non hanno trovato tracce di colluttazione. Forse l'assassino le ha fatte sparire. Sì, in 3 secondi. E chi lo sa quanto tempo ha avuto? Dal momento in cui la moglie del custode ha sentito l'urlo al momento in cui il marito ha scoperto il cadavere, sono passati, dicono, 15 minuti. Allora il dottor Enerscheid con la sua Maserati sarebbe a posto. Mm-hmm. Riesci a capirmi, mamma? Le gocce non hanno fatto effetto. Bisognerà provare. Vada in farmacia a prendere questo. Bene. Billy. È qui. Billy. Sì, signora, sono qui. Mia madre desidera parlarle. Da sola. Mi dica, signora. Sì, sono il primo portiere. Un momento, non mi hanno ancora informato. Una grande busta marrone senza indirizzo, eccola. Mi scusi, c'è una lettera per lei. Senta, a me non sembra che... come si chiama? Chi ha ricevuto una busta grande e l'ha messa nella mia casella? Pronto, centrale, mi dia la polizia criminale. Allora, chi è stato? Non dovete accettare cose per me senza avvertirmi. Non possiamo aspettare oltre, dottor Enerscheid. Ha detto che stanotte ha riposato. Allora oggi possiamo parlare con sua madre. Un momento, le passo il signor Köster. Pronto, dottore. Allora, ha messo al corrente la sua signora madre. Non può rimandare ancora, dottore. La salma di sua sorella è disponibile. Ora può fissare il funerale quando vuole. Per me è stato questo playboy. Fino a 1 di notte lavora un lessico assolutamente inutile. E poi se ne va a Lev Bar. Secondo me di giorno dorme. Chi dorme di giorno non è detto che sia un assassino. Un momento, dottore. Sì? Scusi, aspetti un momento, sto parlando all'altro telefono. Allora, dottore, aspetto una sua chiamata. La prego, eviti di rimandare troppo. La ringrazio. Sì, indica pure. Il ragazzo non è molto pratico, è da poco che lavora qui da noi.
La famiglia Enerscheid è nostra cliente. E ieri tutti i giornali ne parlavano. Può fare a meno per mezz'ora di quel fattorino? Grazie, lo mando a prendere. Hanno lasciato al fattorino dell'hotel Dreikönig una busta voluminosa priva di indirizzo. In tutto quel caos c'è la settimana della moda da loro. Il responsabile della portineria non è stato informato. Però un quarto d'ora più tardi un tizio ha telefonato avvertendolo che c'era una busta per lui e che doveva chiamare subito la polizia criminale, che il contenuto della busta era molto importante in quanto riguardava l'omicidio Enerscheid. Stop, ha riattaccato. Bene, mi precipito. Cerca di portarci qui il fattorino. Dalla scientifica. Grazie. Una bella ragazza. C'era un mucchio di gente e mi hanno messo in mano quella busta senza indirizzo dicendo: è per il primo portiere, lui sa cos'è. Era un uomo o una donna che gliel'ha consegnata? Non glielo saprei dire con certezza. Ero in mezzo a una tale confusione di cappelli e di spalle. Lei non ha idea di com'è da noi in certi momenti. Insomma, ricordo una mano coi guanti, la busta e un grosso paio di occhiali. E qualcuno che ha detto: la dia al portiere, lui sa di che si tratta. Questo è tutto. Che roba è? Fotocopie. Beh, non ci serve altro. Fatelo riaccompagnare in albergo e mettiamoci al lavoro. Aldorf, venga un momento. Geroglifici. Signor commissario. Scusi, riaccompagni il giovanotto all'hotel Dreikönig. Ancora grazie. E mi saluti il primo portiere. D'accordo, arrivederci. Buongiorno. Allora, ragazzi, ditemi, che scrittura è questa? Cuneiforme? Esatto. E dove veniva usata? In Babilonia. E in Assiria e dintorni. E chi è un assirologo? Il dottor Gebhard Enerscheid. Dice che ce l'ha mandata lui questa roba. Già, se fosse stato lui, perché tanto mistero? E secondo voi un grafologo, visto che è scritto a mano, ammesso che lo sia, dico, può un grafologo riconoscere chi ha scritto questo anche se la scrittura è cuneiforme? Forse ne sanno qualcosa al tribunale regionale. Vuoi occupartene tu? Senti, Gert, quante fotocopisterie ci saranno in città? Come minimo un centinaio. Bisognerà andare a visitarle una per una. Sì. Tieni. Io? E chi se no. Prima però fai rilevare le impronte digitali. Si ricorderanno certamente di un lavoro così particolare. Dai, coraggio. Sì, Costello. Non è certo una sinecura, come avrà capito. Noi infermiere siamo preparati a tutto. Naturalmente. Comunque qui, in questa casa, in questa famiglia, si è verificato un triste evento. L'omicidio Enerscheid. L'ha saputo? È su tutti i giornali. Ma dunque lei è al corrente? Molto meglio così. Mia madre però non lo sa ancora. E come ha spiegato a sua madre che sua sorella non c'è? Le persone anziane sono diffidenti, sempre allerta. Le abbiamo detto che Louise si è sentita male e che ieri notte abbiamo dovuto portarla in clinica. Ma non potrà rimanerci in eterno. Naturalmente no, ma noi... Mamma, tu dovresti... Chi è questa giovane signora? È una brava infermiera che ti assisterà. È il dottor Pistrare che ce l'ha mandata. Buongiorno. Buongiorno. Come si chiama? Sorella Karin. Bene. Perché non mi assiste più Louise? Mamma, faresti bene a tornare a letto adesso. Mi sento bene in questo momento. Ti stavo parlando di tua sorella. Perché non è qui? Mamma, ti abbiamo spiegato che è in clinica. Sì. Mi avete detto che si è sentita male improvvisamente, terribilmente male. È morta. Ma che stai dicendo? Perché non vuoi ammetterlo? Tanto io lo so che è morta. Mi state mentendo. Si potrà pur telefonare in quella clinica. Ma i medici non le consentono di parlare. Voglio andare in quella clinica. Voglio parlare con sorella, lei. Sorella, portatela via. È morta. Se non volete che le parli, è morta. È morta. Enerscheid. Dottore, venga immediatamente.
Non più di una dozzina, soltanto i parenti più stretti. Sono ancora tutti qua. Bene, sorella Karin. Se ci fossero delle novità, lei sa dove trovarmi. Ah, per favore, ora mi passi il dottor Enerscheid, in modo che non pensi chissà cosa se ci telefoniamo così a lungo. Ah, mi scusi, dottore, so che ha tutta la famiglia accanto a sé, non voglio disturbarla a lungo. Sorella Karin, o come si chiama, mi ha dato buone notizie circa la salute di sua madre. Mi dica, quando l'ha informata? Soltanto ieri. Non mi avrebbe mai perdonato se non gliel'avessi detto prima del funerale. È ancora troppo debole per alzarsi. Non ha neanche voluto vedere i familiari. È a letto con gli occhi chiusi. Non dice una parola. Quindi non è ancora possibile parlare con lei. Bene, dottore, ma quando starà meglio dobbiamo assolutamente avere questo colloquio. Grazie. Buonasera, dottor Enerscheid. Allora, impronte ce ne sono? Una quantità enorme, ma non identificabili. Prima o poi un nome glielo daremo. Ah, sei passato in tribunale? Potevo farne a meno. Non sanno niente di scritture cuneiformi. Questo dovevamo aspettarcelo. Sono stato in 47 copisterie. Ma ho fatto vedere a tutti le fotocopie. Niente. Quante te ne restano? Più o meno 50. Scusa, posso bere un goccio? Forza, continua a cercare. Le dispiace se mi faccio dare un paio di uomini dalla sezione pronto intervento? Se riesci ad averli. Io invece ho trovato un individuo in grado di decifrare la misteriosa scrittura cuneiforme. Alla biblioteca municipale i due uffici competenti mi hanno suggerito il medesimo esperto. E sapete chi è? Il dottor Enerscheid. A lui non possiamo rivolgerci. Ah, poi gli è venuto in mente un certo Soliman Ludwig, un personaggio un po' strano. Abita nell'Academia Strasse. Ed è in grado di tradurre il testo? Ha detto che proverà. Koster, caro professor Petersen. Sì, conosco l'assirologo, è un emerito studioso e sta lavorando ad un lessico. No, no, non occorre che mi scriva il nome, lo conosco. C'è uno che fischietta. Chi sta fischiettando? Qualcuno fischiettava? Sicuro che ha fischiettato. Sei stato tu a fischiettare? Sì. Perché? Tu hai fischiettato. Ti chiedo scusa. Non pensavo che ti desse fastidio. Infatti non mi dà fastidio. Ma che tu fischi in una casa che è in lutto. Perdonami. Perché ti sei messo in smoking? Per darti la buonanotte prima di andare all'opera. C'è Riccardelli stasera nel Don Carlos. Tua sorella è da poco sottoterra e te ne vai all'opera. Ti prego, mamma. È inconcepibile. Non tornerebbe in vita anche se io stasera rinunciassi all'opera. Ma tornerà.
Signora, ma cosa fa? La porta si è spalancata. Ha bisogno di qualcosa? Posso fare io? No, 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 grazie. Non ho bisogno di niente. Signora, perché si è alzata? Signora Peltz, dica a Billy che deve aprire il portone. Sta venendo il dottore. Sì. Dottor Pistrelek. Sì, lo so, so anche che... Sì. Il dottore viene subito. Buonasera, dottore. Buonasera, Billy. Ma questo non è il solito attacco. È quello che temevo. Questo è un cedimento improvviso di tutto l'organismo. A meno che non sia stato uno shock a provocarlo. Solo mezz'ora fa l'ho vista girare per la casa. Come? Girava per la casa? Sì, si è alzata e ha lasciato la sua stanza. Sì, ma che diavolo cercava? Non lo so, non me l'ha detto. Devo avvertire il parroco. Temo che sia venuto il momento. Bisognerà far avvertire anche il figlio. Ma come? Non è qui? No, è all'opera. Qui casa Enerscheid. E vorrei parlare con il parroco. Sì, sì, lui era già d'accordo. Ma sì, sono io. Sono il medico. Vorrei parlare con il commissario Koester. Sì, il commissario capo Koester. Della polizia criminale. Sono l'infermiera della signora Enerscheid. Sì, c'è stato un peggioramento. Lily. Vada ad aprire il portone, sì, il parroco sta per arrivare. Sì, signore. Tutto ad un tratto. No, il dottor Enerscheid è all'opera. Palco di proscenio a destra. L'ha sentito.
cosa? Lui. Lui chi? È stato qui. Voleva uccidere anche me. Chi voleva ucciderla? Lui non è all'opera. Suo figlio? Prima ha ucciso Luise e adesso vuole uccidere anche me. Eccolo. Signora, col suo permesso, c'è il parroco. I miei rispetti, signore. Per favore. Non l'ha per caso detto a qualcun altro? No, poteva anche esserselo inventato con la febbre che aveva. Ayman sarà qui fra poco. Comunque ho pensato che a lei avrei dovuto raccontare. Nuovo lutto in casa Enerscheidt. La madre stroncata dalla morte della figlia. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. La tragedia di una famiglia. È indubbiamente oro per i giornali. Comunque sia, è un decesso per cause naturali. Anche se è un po' strano. Per me non è chiara una cosa. È andata nel corridoio. Come è riuscita ad alzarsi nelle sue condizioni? Sì, ci avevo pensato anch'io. E poi c'è un'altra cosa, ecco qua. È arrivata la traduzione del dottor Soliman Ludwig dal babilonese. Interessante. State a sentire. Ciò che sotto gli occhi dell'eterno dio dei cieli Anu e del dio della terra Bel mai si era udito nel dolce territorio tra i due fiumi è la storia di una coppia di amanti. Il dottor Soliman Ludwig dice che il testo è straordinario e non sapeva che esistesse questo epos. Se vuole il mio parere, qualcuno ha voluto farci uno scherzo. Va bene. Mi rimetto alla ricerca della fotocopisteria. Ah, mi hanno dato 3 uomini, tra l'altro. Congratulazioni. Perché questo mandato di perquisizione del procuratore? Sono stato io a chiederglielo. È uno dei miei trucchetti. Per ottenere che cosa? Oh, per favore, basta con le domande. Prenditi la linea, non voglio telefonate. La storia di una coppia di amanti. La storia di una... Ecco, adesso dovremmo essere al completo. Buongiorno, commissario. Buongiorno, dottore. Salve, Kester. Lieto di vederla. Grazie, signor procuratore. Permette, le presento il mio collega Ayman e il collega Brenner. Piacere. Il mio avvocato, dottor Sipsic. Molto lieto. Non che voglia oppormi alla perquisizione. Oh, non l'avrei neanche dubitato. Più che altro è una formalità. Che oltretutto ritengo sia a mio vantaggio. E allora cominciamo, che ne dice? Certo. Dottor Enerscheidt, se non le dispiace, inizieremo con gli effetti personali della sua defunta signora madre. Come vuole. La stanza di mia madre è laggiù. Trovato qualcosa? Niente di particolare. Mi pare che basti, no? Sì, certo. Passiamo nel salone. Si tratta solo di dare un'occhiata.
In una proprietà così vasta, che altro si può fare? Quello è il libro degli ospiti? Sì. Posso sfogliarlo? Lei permette, no? Naturalmente. Dottore, mi scusi, quando è morto suo padre? Nel 1949. Ah, da parecchio tempo allora. Mio zio era ragioniere nella ditta di suo padre. Signor procuratore, se lei è d'accordo, potremmo abbreviare la procedura. A me interessa unicamente lo studio del dottor Enerscheid. Lei avrà uno studio suo, immagino. Sì, però se le interessa c'è anche lo studio di mio padre. Sì, possiamo anche dargli un'occhiata. Nel frattempo, i miei colleghi si occuperanno delle altre stanze. Sì, senz'altro. Se lei è d'accordo, naturalmente. Io che d'accordo. Ecco, questo è lo studio di mio padre. È rimasto immutato dalla sua morte. Mia madre voleva così. Ne custodiva personalmente la chiave. Solo Willy aveva il permesso di entrare una volta alla settimana per spolverare, vero, Willy? Sì, signor dottore. Cosa c'è? Niente, niente, signor commissario. Adesso, se volete, passiamo nel mio studio, nel quale però manca questo culto della tradizione. Come va, sorella Karim? Bene, commissario. Ci vorrà ancora un momento. Va bene. Lei conosce l'infermiera? Sì, ci conosciamo. Il dottor Enerscheid è un assirologo, un'autorità in materia. È un sigillo cilindrico? Sì, esattamente. È una scrittura cuneiforme. Un testo ancora sconosciuto. Ciò che sotto lo sguardo dell'Eterno Dio dei Cieli, Anu, e dell'Eterno Dio della Terra, Bel, mai si era udito nel dolce territorio tra i due fiumi. Come? È in grado di leggerlo? Lei no. Deve essere affascinante. Dottore, posso prenderlo in prestito per un po'? Tra un'ora al massimo glielo restituisco. Sono alquanto sorpreso che lei sappia leggerlo. Permette? Martin, portalo con molta attenzione in centrale e fallo fotocopiare. Dopodiché riportalo qui immediatamente. Va bene così, dottore? Mm-hmm. Per noi la perquisizione è finita. Ignoravo questo suo aspetto. Ritiene che il testo sia davvero importante? Cerca la soluzione del caso? Ovviamente. Ecco, deve sapere che oggi non ci sono molti testi babilonesi e un orientalista è difficile che ignori uno dei pochi esistenti. Se ne apparisse uno nuovo, tutto il mondo culturale sarebbe messo a rumore. Non è così, dottore? In quanto non potrebbe essere che un clamoroso falso. No. Non è del tutto esatto. Questo non ha pretesa di essere un originale. È un lavoro scientifico e basta. Soltanto il contenuto potrebbe far pensare ad un'imitazione di modelli esistenti, ma anche questo sarebbe un errore. Posso offrire qualcosa di fresco da bere ai signori? Accetto volentieri. Grazie.
Non si muova. È questo che si è accorto che mancava sulla scrivania del defunto padrone di casa? Non riesco a spiegarmelo, è sempre stato là. Non dica una parola. Ora vada giù e serva un drink come se nulla fosse stato, chiaro? Senta, prenda questo e lo consegna alla scientifica. Bene. Signor Koester, le ho imposto la mia presenza per avere la possibilità di scambiare due parole. Vede, per essere sincero, non ho capito come lei sa leggere quella scrittura. Conosco la scrittura cuneiforme esattamente come la conosce lei. Davvero? Questo la rende più umano. Ci è giunta una copia di questo manoscritto, tutto steso in caratteri cuneiformi. L'ho fatta tradurre da un esperto, un certo dottor Soliman Ludwig, e ne ho imparato a memoria il titolo. Il Ludwig dice che il testo non è copiato da nessuna opera originale. È scritto oggi e rivela indubbiamente un notevole talento nel suo ignoto autore. Signor Koester, le spiace dirgli di fermarsi. Ho un appuntamento con mia moglie. Oh, non si immagini. Grazie. Gert, fermati lì. Molte grazie, signor Koester. È un mio dovere. Ma mi dica, la storia di questo manoscritto mi interessa molto. Qual è il contenuto del testo? È la storia di un amore. Un diario di un legame proibito tra un fratello e una sorella. Ma non erano ammesse in Babilonia le nozze tra fratelli? No, veramente questo avveniva in Egitto. E lei dice che l'ha scritto il dottor Enerscheid? Sì. Ne è sicuro? È la storia di una passione incestuosa. I due vivono nel terrore che la madre possa venirne a conoscenza, in quanto è molto religiosa, ha paura degli dèi. E inoltre vuole dare la figlia ad un ricchissimo pretendente. Ah. Il dottor Ludwig dice che è in sostanza un'ode in cui un fratello esprime la sua gelosia verso l'estraneo che vuole portargli via la sorella. E l'ultimo canto termina con il proposito del fratello di uccidere la sorella. Arrestiamo il dottor Enerscheid? In base a un diario scritto in babilonese, non lo so, signor Kuder. Bene, troverò qualcos'altro. In parte l'ho già trovato. Bravo. Del custode, nonché di sua moglie, del dottor Enerscheid, della sua signora madre, la notte dell'omicidio sono state rilevate tutte le impronte. Dovreste averle allegate al rapporto. Che vi dicevo? Era inutile agitarsi tanto. Quando? Sì, ma sbrigatevi. Devo fotocopiarlo oppure no? È identico. Naturalmente. Hai visto la faccia che ha fatto il dottor Enerscheid quando ho finto di saperlo leggere? Ma allora perché gli ha detto che le serviva l'originale per farne una fotocopia? Lui non lo sapeva che ne avevamo già una copia. Adesso invece sa che ce l'abbiamo e che io sono capace di leggerla. Vediamo che cosa farà ora. Oggi riceveremo anche il rapporto sul tagliacarte. Lei ritiene che sia lui l'assassino? Io per il momento ritengo che questa sia una confessione. Del rapporto che aveva con la sorella. Confessione che ha affidato solo al suo indecifrabile diario babilonese. Era in Amalienstrasse, proprio in fondo, all'altezza dell'accademia. Credevo di sognare. Che ti dicevo? Insisti e troverai. Allora dimmi, chi l'ha fotocopiato? La commessa si ricordava benissimo sia la scrittura che l'uomo che gliel'aveva portato. L'ha descritto più o meno così. Se questo non è il custode o cosa diavolo è Villi, io mi mangio una scopa. Sì, gli rassomiglia. Pensavo proprio di torchiarlo un po'. Gert, mi raccomando, noi dobbiamo precipitarci. Te lo ricordi il libro degli ospiti che era nel salone? È stato davvero prezioso. Che c'era lì dentro di tanto importante? Le dediche, naturalmente. Fino a non più di 4-5 anni fa gli Enerscheid hanno condotto un'intensa vita sociale. Ogni mese davano un pranzo e trovi non meno di 50 nomi sul libro, come quando era vivo il padre. Poi, improvvisamente, da 4-5 anni, più niente. Lei pensa che la relazione tra i due abbia avuto inizio a quell'epoca? Non è da escludere. Nel corso di quest'anno una sola firma, un certo Bertolt von Riedinger, il 4 maggio. Era solo? Sì, come ospite c'era solo lui. Dopodiché un lungo intervallo. E adesso i nomi dei parenti più stretti,
in occasione del funerale di Louise Enerscheid. Tu occupati di questo Bertolt von Riedinger, per favore. Io intanto faccio un'altra visita. Arrivederci. Allora domani passo da Budestein? Sì, grazie tanto. Mi ha sconvolto la fine della signorina Louise Enerscheid. È stata orribile. Lei la conosceva bene? Veramente, io non la conoscevo affatto. A noi risulta che almeno il 4 maggio è stato a cena a casa sua. Ma certo. Sì, sì, la conoscevo. Sapevo che era bella. L'ho ancora negli occhi. Che aveva una voce molto calda. Se questo secondo lei significa conoscere. Ma non sapevo niente di lei. E di suo fratello? Niente neanche di lui. Lei e la signorina Enerscheid eravate... È una domanda un po' indiscreta. Se vuole aiutarci a chiarire il caso, deve permettermi di farle delle domande indiscrete. Non le pare? Non le ho detto che volevo aiutarla. Comunque, li ho incontrati tutti e due in occasione di un'asta. Durante gli intervalli noi, cioè lei, suo fratello ed io, abbiamo parlato del più e del meno. E poi una sera mi hanno invitato a casa. E lei ci è andato? Sì, naturale. Mi vengono i brividi nel ripensare a quella cena. Era come se noi due, la signorina Louise e io, fossimo a tavola con due automi, serviti da un terzo automa. Intorno a noi tutto sembrava morto, come coperto da una coltre di muffa. Il dottor Enerscheid, come un ragno, non mi ha quasi mai tolto gli occhi di dosso. La signora madre... La signora madre aveva un lieve sorriso di scherno sul volto quando guardava il figlio. Mi sembra un incubo a ripensarci. Una serata deprimente. Tremenda. Per questo non tornò più da loro? Non fu per questo. Il dottor Enerscheid il giorno dopo mi telefonò. Parlo per incarico di mia sorella, signor von Riedinger. Non gradisce che lei le telefoni. Non gradisce che lei le mandi dei fiori. Intende interrompere subito ogni e qualsiasi rapporto con lei. E in modo definitivo. Non glielo dice lei stessa perché glielo sto dicendo io. Rispetti la sua volontà. Temo di non poterle dire molto. Sì, conosco la famiglia Enerscheid. È da parecchio tempo, vero, signor parroco? Sì, diversi lustri. In genere noi formuliamo delle ipotesi, che in questo caso sono poi due. Entrambe con diversi punti a favore. Indizi, persino tracce. Ovviamente... Scusi se mi permetto di interromperla, ma devo rammentarle che esiste il segreto confessionale. Quindi la signora Enerscheid si è confessata prima di morire? Anche questo fa parte del segreto confessionale. Ma è morta. Il segreto confessionale vale anche per i defunti. E qualora la defunta signora... Che Dio l'abbia in gloria. Ah, sì, certo. Ma qualora lei avesse confessato l'omicidio di sua figlia, suo figlio sarebbe scagionato. Su questo non c'è alcun dubbio. Non sarebbe allora suo dovere... Il mio primo dovere è di non riferire se... E cosa può aver confessato la defunta signora? E se il figlio in conseguenza avesse, diciamo, per minimizzare dei fastidi? Sarebbe lo stesso. Lo è per lei? Dovrebbe esserlo. A volte uno dimentica, ancora prima di uscire dal confessionale, gli ingenui peccatucci della brava gente. Invece a volte? E a volte è pesante essere depositari di un segreto. Ma allora io mi dico, questa è la vera essenza della confessione, portare il peso dei terribili segreti dei quali si è messi a conoscenza. Parlando in modo generico, ovviamente. La ringrazio, signor parroco. E di che cosa? Non ho potuto esserle di alcun aiuto. Purtroppo mi toccherà richiedere un mandato di arresto per il dottor Enerscheid. O no? Anche lei certamente saprà qual è il suo dovere.
Ah, è qui, dottor Enerscheid. Avevo convocato solo il suo custode. Il dottore ha insistito per venire anche lui. Vuole assistere il suo dipendente? Ho pensato che l'esito della perquisizione potrebbe indurla a rivolgere anche a me delle domande. E non intendo sottrarmi ad esse. Di qua, prego. Non ce l'ha fatta a tenere la bocca chiusa. Signor commissario. Avanti, si prenda una sedia. Cosa stai scrivendo, Aiman? Il resoconto del mio colloquio con il signor von Riedinger. E cosa hai saputo? Non ci sono più segreti ormai. Il dottor Enerscheid si è ingelosito terribilmente quando sua sorella e questo signor von Riedinger hanno stretto la loro conoscenza. E ha detto esattamente che... Basta così. Dottore, lei prima ha accennato all'esito della perquisizione. Si riferiva a un tagliacarte che abbiamo trovato nel suo studio? Esattamente, sì. In quanto potrebbe essere l'arma del delitto. È l'arma del delitto. Signor Peltz, lei ha cercato di nascondere questa tagliacarte che avrebbe dovuto essere nello studio del defunto padrone. E io posso capirlo. Voleva proteggere il dottor Enerscheid, ma in un'altra circostanza invece lo ha accusato. Perché? Lei ha preso il manoscritto del dottore, l'ha portato in Amalienstrasse per fotocopiarlo e poi ce lo ha fatto recapitare. Voleva far convergere i sospetti sul dottor Enerscheid? E come diavolo sapeva che in quel diario c'era la storia del dottor Enerscheid e della sua povera sorella? Lei ignora la scrittura cuneiforme. È vero che hai fatto questo, Billy? Sì. Però non di mia volontà. È stata la signora a ordinarmelo. Mi ha dato lei il manoscritto da portare per fare la fotocopia, mentre il dottore era andato non so dove. Mi ha anche mandato all'albergo, dandomi lei tutte le istruzioni. Dottore, io non volevo che lei... Però deve capire, ero al servizio della signora da una vita. Allora la sua signora madre conosceva il suo diario? Ne conosceva l'inizio. Da principio leggevo a lei e a mia sorella le pagine che avevo buttato giù. Loro mi credevano un genio. Mia madre non sapeva di noi, poi un giorno finì per accorgersene. Decise di separarci anche a questo... di diseredarci. Qui c'è il rapporto dei nostri chimici. Sul tagliacarte c'era rimasto del sangue. Qualcuno aveva cercato di lavarlo, ma il nostro chimico in laboratorio ne ha trovato delle tracce e ha identificato il gruppo sanguigno. Ma questo non è tutto. Anche le impronte digitali sono di sua madre. La grande famiglia Enerscheid, da generazioni modello di dirittura morale. In una famiglia così non possono succedere certe cose. E se invece succedono, ecco che esplode la tragedia. Ritengo che la signora abbia seguito un unico impulso: eliminare questa colpa infamante. Uccidendo la sua stessa figlia. Sì. E facendo in modo che suo figlio finisse all'ergastolo. Ecco perché ci ha fatto avere la fotocopia del suo diario e perché l'arma del delitto si trovava nel suo studio. Probabilmente ce l'ha portata lei stessa l'ultima notte, prima di morire.